amici di Enjoy Television, nella nostra ricerca del divertimento siamo tornati nella provincia di Brescia. Questa è una domenica sera, la domenica d'Italia, questo è il Cui Clubbing. Incontriamo un volto e una voce tra i più noti del panorama italiano. Lei è Isa B. Come stai, Isa? Bene, bene, molto bene. Sto lavorando. È vero che c'è un problema, c'è una crisi in Italia durissima che colpisce sicuramente aziende, negozi, sicuramente ha colpito anche il mondo della notte, perché su 10 locali penso che abbiano chiuso in su 10, purtroppo è vero, però i locali che sono rimasti sono forti. Tu hai vissuto il momento d'oro del clubbing italiano, mentre oggi per colpa della crisi molti club sono obbligati a chiudere. Cosa ne pensi di questa situazione? È un gran dispiacere, perché il locale è importantissimo, è dove le persone si divertono, dove si lasciano andare, dove si ascolta della buona musica, dove ci sono persone che lavorano, dove veramente c'è un impegno, una passione, un amore per il lavoro, come lavorano Gino e Alda. Infatti al Piora sembra una paraculata, però è vero, potrei parlare dello stesso del Pineta o del Peter Pan, anche se in qualche modo siamo antagonisti, ma andrebbero veramente incentivati da parte dello Stato, perché siamo bravi, mi metto nel mezzo, siamo bravi, è un lavoro duro. Cosa rappresenta per te il Cui Clubbing? Allora, io al Cui sono tornata quest'anno, perché quando quanti anni fa? Qualche anno fa io avevo fatto quelle serate lì e sono tornata da ora, quindi dal 2012 che ho iniziato, e l'ho trovato un locale maturato, anche se Alda e Gino avevano 8 anni fa, avevano già in mente quello che volevano fare ora. Quindi mi sembra che lo stiano portando avanti molto bene, hanno un team di lavoro rodato, hanno professionisti dai barman allo chef che lavora in cucina, bellissimo, di qualità, un locale pulito, bello, dove veramente hai un servizio e ti puoi divertire. La domenica del Qui va vista, penso che in Italia ce ne siano assai poche. Come hai visto cambiare il mondo della notte? Io penso che le persone cambiano perché si cresce. Quindi io sono cambiata e ho delle altre esigenze e sono maturata, spero, e si cambia noi. Io penso che la notte è sempre quella. La notte che è vissuta da uno di 20 anni era la stessa che vivevo io. La cosa bella che io vedo è che i locali finalmente stanno diventando aziende vere e proprie, dove si lavora e si produce un lavoro. Prima magari negli anni 80 c'era un'approssimazione, aprivi, c'era anche un'ingenuità forse dal punto di vista dei gestori. Ora invece sono aziende vere e proprie dove si lavora, dove si produce anche un merchandise, abbigliamento, marchi. C'è un lavoro importante dietro. Ecco, forse quello è maturato. Per quanto riguarda il divertimento, c'è l'età. Qual è l'importanza della figura professionale del vocalist? Secondo me il vocalist, maschio o femmina che sia, deve essere un valore aggiunto alla serata, dove deve dipendere esclusivamente dal DJ, e il DJ ha in mano la situazione. Io, senza un DJ bravo, competente, che ha in mano la situazione, io non sono niente, posso solo che peggiorare e basta. E poi ci deve essere un minimo di preparazione della serata, però io dipendo dal DJ, io mai metto le mani sul mixer per abbassare e alzare, io posso sistemare il mio volume, i miei alti, medi, bassi, ma mai abbasserei la musica, anche perché tutte le volte ci ho provato, mi hanno massacrato.
Tanti si improvvisano DJ, ma tanti si improvvisano vocalist. Cosa ne pensi? Certo, tanti che si improvvisano dentisti, tanti che si improvvisano chirurghi sì. E quindi penso che sia proprio la natura umana. Ci provi, sai, fai il vocalist, non fai un danno a nessuno, tantomeno al DJ. Sono più gravi quelli che fa finta di essere un dentista e non è vero, ecco sì. Un consiglio che vorresti dare alle giovani leve che si avvicinano alla tua professione? No, non do consigli. Posso avere un parere. Il mio parere è che se uno ha la passione dentro, hai una passione che ti brucia dentro, ecco, vai, buttati, non aver paura di niente, di chi potrebbe parlare, delle figuracce. Uno deve andare, si deve buttare, perché la passione per la musica, per il lavoro è la cosa più bella che un essere umano ha. Consiglio, cioè, vai, puoi andare, vai. Per chi si approccia a questo mondo, estero sì o estero no? Il mio parere è che, ragazzi giovani, andate fuori, vai a vedere che mondo c'è, l'ho sempre detto, che c'è un mondo che gira bello, proprio bello, anche l'Italia è bella, però guardate quello che c'è fuori, attingete dalle culture nuove, perché è meraviglioso, andate a Istanbul, Hong Kong, bellissimo. Grazie Isabì, è sempre un piacere e alla prossima su Enjoy Television. Rock and roll. Grazie.